qui non c'è amianto, io non lo so se qui non c'è amianto. È facile che ci sia, perché il tavolo è stato riparato negli anni 50. E per il... No, voglio dire, non è che c'è il palazzo e poi ci sono i luoghi in cui la gente va a rischiare. Allora, con l'ARPA abbiamo fatto una convenzione, mi piace che non ci siano, non c'è la De Luca, i due studenti che erano in consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ha deliberato unanime un incarico all'ARPA, 480.000 euro di spese dell'università, per farci la mappatura tecnica su tutti gli stabili, a partire da Palazzo Nuovo. Allora, questo non era mai stato fatto. Abbiamo chiesto il progetto pubblico. L'ARPA ha lavorato con tutti questi mesi, ha fatto i progetti, è andata a trovare il master di questa, perché noi gli abbiamo dato l'incarico di farlo. Allora, su questo, ovviamente, io l'accusa che faccio, quello che continua la tradizione delle amministrazioni precedenti, che non se ne cura, non la c'è. Perché più che prendere un progetto pubblico, ottenuto risultato, ottenuto fatto che se adesso andiamo se adesso andiamo alla chiusura di Palazzo Nuovo, poi sulla parte tecnica di questi giorni mi credo una è una scelta nostra, perché la Spresa ci ha detto che c'erano alcuni luoghi del palazzo che andavano isolati. Io ho detto a questo punto lo chiudiamo di tutto. Nel momento, non so se bastano 10 giorni, adesso per me no, nel momento in cui è tutto chiuso, l'ARPA finisce la sua struttura e ci consegna il risultato. Allora, io francamente un altro modo di operare non riesco proprio a immaginare, cioè portare il consiglio di amministrazione che ha deliberato unanime con noi, fare una spesa di questo tipo per una mappatura, ve lo do il testo della convenzione, perché è agli altri, su tutti gli stabili e rapidamente. Quindi questo è solo l'inizio. C'è Palazzo Campana, c'è Bisuria, e abbiamo chiesto l'ARPA di fare una mappatura lì, e tutti gli altri luoghi in cui c'è questo discorso. Allora, se io francamente non riesco a immaginare tanto di direttamente, non dire al soggetto pubblico che esperto in amianto di fare l'analisi e di dirci che cosa dobbiamo fare. È chiaro che nel momento in cui ci dice che cosa dobbiamo fare, che io ricevo formalmente il comunicato di ARPA, io faccio tutto quello che l'ARPA mi dice di fare. Allora, veramente, chiedo la ricevuta di questo.
di Google.